Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Paura a Sydney, decine di ostaggi in una cioccolateria, mafia capitale, gasolio per la marina militare, 6 arresti, sequestro da 20 milioni per il boss Messina Denaro. Ore di tensione e paura a Sydney, dove un uomo armato si è asserragliato in una cioccolateria prendendo in ostaggio circa 15 persone. 5 di loro sono state liberate dal sequestratore, che ha esposto una bandiera dell'ISIL, avrebbe piazzato 4 bombe e chiede di parlare con il premier australiano Tony Abbott. Falsi rifornimenti di gasolio per la marina militare nell'ambito dell'inchiesta su mafia capitale. Per questo 6 persone sono state arrestate, di cui 3 ufficiali e sottufficiali della marina militare. Gli indagati avrebbero falsamente attestato la fornitura di oltre 11 milioni di litri di gasolio navale, del valore complessivo di oltre 7 milioni di euro, pari al danno subito per le casse dell'erario. Gli affari continuano ad essere il chiodo fisso di Matteo Messina Denaro, l'uomo delle stragi da 20 anni, imprendibile. La Guardia di Finanza ha infatti sequestrato diversi complessi aziendali, attività agricole e commerciali, terreni, fabbricati e autoveicoli a lui riconducibili per un valore complessivo di 20 milioni di euro. L'assemblea del PD regala nuove scintille tra la minoranza Dem e Matteo Renzi, che senza mezzi termini tenta di azzerare la possibilità di nuovi diktat in Parlamento. Sullo sfondo i mesi cruciali delle riforme e la partita del Colle. Duro su Renzi Stefano Fassina: se vuoi andare a elezioni dillo, assumiti la tua responsabilità e smettila di scaricare la responsabilità su altri. Torna il maltempo sull'Italia per una nuova perturbazione in arrivo dalla Spagna, che porterà nelle prossime ore piogge su Liguria e Toscana, neve sulle Alpi. Domani sarà la giornata peggiore, con precipitazioni su gran parte del paese. Tra le aree più colpite, Lazio, Campania, Calabria, Tirrenica, Salento e isole maggiori. Torna a ruggire il Milan di Pippo Inzaghi nel posticipo della 15ª giornata di Serie A. I rossoneri a San Siro battono 2-0 il Napoli di Benitez, agganciando gli azzurri a quota 24 punti al 6° posto in classifica. Sorride anche la Fiorentina, che vince 4-1 sul Cesena.